Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Professionista dell'autocritica degli altri. Mi sembra una cosa un po' surreale, però ognuno può fare quello che vuole. Sugli altri è molto severo. Io sono severo anche con me stesso. Sono molto dispiaciuto di quello che è successo e sono, credo, stato ingenuo a pensare che Renzi avrebbe fatto un passo indietro. Quindi, ma che cosa le ha fatto credere che Renzi avrebbe fatto un passo indietro? Aspetti, e che cosa ha capito di Renzi oggi che non sapeva già? Niente, semplicemente il mio ragionamento era un ragionamento molto semplice. Renzi ha guadagnato l'anno scorso 2,5 milioni di euro girando il mondo lavorando per l'Arabia Saudita e per altre cose. E dunque io pensavo concretamente, questo lo vuole fare perché non ci avrà manco il tempo. Poi invece ho scoperto che c'è pure il tempo per fare il direttore regionale. Ma rispondo su questo. Tanto il punto... E quindi è etico fondare un partito con un lobbista che lei criticava? Proprio no, però mi devi far rispondere. Ok. Se tu avessi letto, se lei avesse letto, cosa che io le ho mandato, l'accordo che abbiamo proposto a Renzi, sì, cioè prevedeva la clausola, l'impossibilità di sedere in quegli organi facendo il lobbista, che è il codice etico del Parlamento. Quindi la risposta è no. E ho detto pubblicamente, mentre ero con Renzi, mentre eravamo alleati, ho sempre detto, io su questo la penso diversamente da Renzi, mi regolo diversamente da Renzi, quello che fa Renzi è legale, finché lo fa nel suo partito va bene, quando faremo un partito unico non potrà più farlo. Quindi sono stato di una trasparenza adamantina, non ho mai cambiato idea su questo. Fine. Quindi uno dei motivi per cui Renzi non ha voluto fare, non vuole fare il partito unico è anche perché dovrebbe rinunciare a fare il conferenziere per tanti soldi? Spero di no, perché questa cosa gli è stata chiara fin dal primo minuto. Poi, le ragioni interne di Renzi io non le posso sapere. Quello che posso dire è che io ho sempre detto, e lo confermo, non condivido, sono pronto a votare una legge che lo vieti e nel partito di cui io sono segretario, qualunque esso sia, non è consentito stare negli organi se si fa lobbying per istituzioni internazionali o italiane. Più chiaro di così non posso essere, mi dispiace. Questo è chiarissimo. Poi la mia autocritica è, e l'ho fatta oggi in un'intervista con lei, lei lo sa perciò, la mia autocritica è che io ci ho creduto, perché ho pensato che una persona che aveva così tante cose da fare aveva effettivamente difficoltà a fare il segretario del partito. Dove ho capito che era tutta una cosa che non stava in piedi è a dicembre, quando lui si è rimesso a fare, non lo faceva il segretario. Ma quindi è anche un problema caratteriale tra lei e Renzi? No, non credo sia caratteriale, credo sia politico. Io ho lavorato al governo con Matteo Renzi. E il nostro modo di lavorare al governo con Matteo Renzi, lei se lo ricorderà perché sono venuto qui spesso, era fare a sportellate. Perché chiunque non è pronto a fare sportellate con Matteo Renzi viene mangiato da Matteo Renzi. Però nel fare a sportellate abbiamo prodotto Industria 4.0, la strategia energetica nazionale. Quindi, cioè, insomma, ha funzionato. Però qua c'è un problema più diffuso. Ho rischiato, però non c'avevo alternative, perché all'epoca, questo voglio spiegarlo, è prevalso quello che diceva prima De Angelis. Cioè io con Renzi condividevo e condivido la maggior parte delle posizioni politiche, con Italia Viva. E quindi vede che è una questione caratteriale, una questione di concezione diversa dell'etica in politica, scusami, non so se siete d'accordo su tutte le questioni politiche delicate. L'ho provato a spiegare fin qui. Sì. È una questione che ha a che fare col desiderio o meno di fare un'operazione politica che Renzi non ha voluto fare. Però questa non lo posso obbligare. Direi che Renzi è una delle persone più difficili da obbligare. Il pezzo del ragionamento che manca, andando oltre i suoi rapporti con Renzi, che abbiamo capito come è andata a finire, è questo. Cioè, l'operazione politica nel suo complesso Calenda è fallita. Cioè, voi vi siete presentati alle elezioni dicendo votate per noi perché ritorna Draghi e comunque noi ne siamo, giochiamo e riusciamo a fare un governo, e si è vista come è andata a finire. Sulla base di quello voi avete detto scardiniamo il bipolarismo e puntiamo sulla crisi del PD, e siete esplosi voi e il PD no. Ora la domanda che pone questa vicenda è: può esistere un centro fuori dai due grandi poli? Secondo me no, oppure conviene costruire i moderati in un polo con il PD? Senatore Calenda, aspetti, le aggiungo una cosa, se si dà la risposta io posso solo darle la mia risposta. Io voglio che lei mi risponda e c'è una domanda per lei, è ovvio, che risponda anche indirettamente a Prodi, che ieri è stato nostro ospite e che a proposito del centro, della politica, ha detto non è possibile una sintesi di centro in questo momento, perché la gente vota una coalizione di centrodestra
o di centro-sinistra, esatto, come peraltro diciamo noi hanno dimostrato le ultime elezioni politiche. Secondo me sono tutte cose molto interessanti, perché a giorni alterni voi dite questa cosa. No, ma voi avete preso meno dei Novax in Friuli Venezia Giulia. Avete preso il 2,7%? Posso parlare, sì, abbiamo preso meno dei Novax e più del Movimento 5 Stelle, che sta al doppio di noi nei sondaggi, perché le regionali sono completamente diverse. Ma al di là di questo, se posso rispondere alla domanda di merito, perché questo è importante, certo, capire. Voi la mattina scrivete che la politica italiana è fallimentare da 30 anni e poi spiegate che però deve continuare esattamente com'è, cioè con uno scontro tra destra e sinistra. Ora, io rispetto questa posizione, mi va bene, però credo che dobbiate scegliere se scrivere l'articolo della mattina o quello del pomeriggio, perché se è fallimentare da 30 anni perché è solo uno scontro di bandiere e ideologie e nessuno è capace di governare il paese, fare politica con una logica può essere solo quella di spezzarla, questo modo di fare politica, se no io non farei politica. E dunque la risposta alla sua domanda, De Angelis, certo, non noi giornalisti. Io sto solamente spiegando una contraddizione, sì, voi me ne avete fatte rilevare molto, giustamente. Io ve ne faccio rilevare una. Quello che succede è che se noi andiamo avanti così, la Meloni sta dimostrando di non saper governare, rimangiandosi tutto quello che ha detto nel corso delle sue campagne elettorali. Stessa cosa è avvenuto con i governi di segno opposto e possiamo andare avanti da qui ai prossimi 30 anni. Risultato, il paese declina in ogni settore. Io vengo da fuori la politica. Insomma, i dati economici non sono così drammatici. La Meloni su alcuni fronti. I dati economici sono drammatici. Draghiana sull'economia americana, scusi, come diceva ieri Prodi, sulla politica estera. I dati economici sono drammatici, perché questo è il paese che è cresciuto meno negli ultimi 30 anni, che ha generato meno benessere, che ha generato meno cultura, che ha generato meno istruzione, meno sanità. Allora, questa cosa interessa, cioè come mettere a posto questo, o la politica è un'altra cosa? Questa cosa mette all'ordine del giorno la necessità di un'alternativa, perché l'assenza di un'alternativa è la vera forza della Meloni e lei da solo non la fa l'alternativa. Ecco, poi volevo... No.